Non so se vi hanno informato, ma ieri a Milano ha aperto il nuovo centro commerciale Merlata Bloom Milano. Dicono sia il più grande d'Europa, ma sicuramente a detta sua ha detto che è il più bello. Un passante qualsiasi. Allora ha detto sua, ha detto che è il più bello. Confermi? Belli sicuramente. Quello che faremo oggi, cioè almeno oggi e domani, è provare a mangiare in tutti i ristoranti del nuovo centro commerciale Merlata Blu. Allora, vediamo cosa troviamo già all'ingresso. Partiamo con cioccolati italiani, vabbè, okay. McDonald's, KFC, poi abbiamo Signor Vino, cantina con cucina, Old Wild West. Allora Raff, visto che siamo noi a magnà e dobbiamo buttarne la roba nello stomaco, capiamo... colazione all'Old Wild West. No, capiamo cosa non mangiare. Cerchiamo qualcosa di particolare che esatto. Troviamo qui al Merlata Blu, così da consigliarvi qualcosa di buono quando verrete qua. Questo come si chiama? Lessa. Lessa o Sessa? Vabbè, comunque hanno dolci. Tanti dolci. Lui è siciliano? Più o meno. Metà. Grazie mille. Vuoi qualcos'altro? Sì, la pometta siciliana. Questa piace la ricotta, è buonissima. Ci piace la ricotta. Per ora queste due cose 10,50 euro. Alla fine fatevi il conto e scrivetelo nei commenti. Allora, ma perché lo fanno questo ciufolo? Sì, il problema è la sfoglia, cioè non mi dice niente, anche i sapori invece. Ricotta e cioccolato sono molto buoni in realtà. Ah, ok. Però è buono, Ok, ok. Dai, okay. Prova. La ricotta non è super saporita, è molto dolce. Adesso è un centro commerciale, ci sta. Però dai, un bel 6 e mezzo. 7 se lo prende. Gli avrei dato 7 anch'io. Passiamo alla bombetta siciliana. Questa ha detto che sarà proprio ricotta pura. Sto mangiando della ricotta con un po' di pane di Spagna al centro. Ok. Che lo accompagna bene, posso dirlo? Beh. È bagnato dal caffè al centro. Ah. Quindi è molto piacevole in realtà. Meglio questo o il cannolo? Questo. Addirittura. Sì. Molto più buono. Prendi un 7 e mezzo? 7 più. Dai, ci sta. 7 più. Molto buono, ricotta approvata. Primo posto, secondo me, approvato per la colazione. Tu che sei stato qui nei giorni precedenti, dove andiamo? Andiamo dai Romy Cake, perché forse è uno dei più particolari che ci sta. Torniamo in una pasticceria giapponese dopo tanti anni. Mi sono già accorto che è molto labirintico, Cioè, già vedo tantissimi bivi, destra, sinistra. Ecco la tipologia di centro commerciale che a me non piace. Prima di fare una curva mi perdo. C'è un modo migliore per fare shopping? E senza dover uscire di casa e dover venire al centro commerciale in mezzo a tutta sta gente? Comprare su internet cosa? Ora te lo spiego. Allora, partiamo dal presupposto che è periodo Black Friday e tutti famo shopping. Soprattutto molti di noi lo fanno online. Le ragazze probabilmente stanno tutto il giorno su Shein. E noi ragazzetti su Unieuro, su Decathlon o su tantissimi altri siti. E se dovete fare shopping in questo periodo di Black Friday, fatelo in maniera intelligente. Conosciamo già l'Etishop, l'abbiamo già visto in passato. L'Etishop è un servizio che ti permette di accedere a questi siti che voi già utilizzate. Semplicemente quando farete shopping avrete indietro un cashback. Su molti siti, ad esempio Unieuro, Media World e tanti altri, voi spendete, che ne so, 100 euro, avete 5% di cashback in regalo. E ora in questo periodo di Black Friday c'è tanto cashback e viene aggiunto sul vostro conto Letyshop e potete ritirare quando volete. Trovate il link per Letyshop qua sotto in descrizione e in maniera super semplice, senza spendere nulla, andrete a risparmiare. Continuiamo a girare per i ristoranti. Ma vabbè ragazzi, le focaccine dell'S lunga. Ma io subito una, grazie. Comunque non sono focaccine, sono delle magliette delle focaccine dell'S lunga. La focaccina gratis, ma sarebbe mangiata io. Ciao da M, ma pure io, gratis soprattutto. Stiamo salendo al piano superiore, Under Armour, ci sono un po' di negozi. Era da tanto che non esploravo un centro commerciale. Qui abbiamo Roberto Rinaldini che fa gelato e macaron. Gelato sembra anche discreto, devo forse dire. Mi ispirano più i macaron, forse mi ispirano più i macarons. Proviamoli, proviamo due macaron. Tanto ti dirò che non mi piacciono, come tutti i macarons che ho provato in vita mia. Prendo un caramello salato e cioccolato fondente e lampone. Secondo scontrino, 4 euro per due macaron, manco troppo costoso. Quindi cioccolato e lampone. Fondente e lampone. Mangiami metà perché l'altra metà è mia, grazie. Ok. Non mi piacciono questo, non mangiate i migliori. La parte interna è molto fredda. Ah, è vero, è fredda, molto fredda. C'è troppa differenza di consistenza tra la parte di fuori e l'interno. E in più c'è veramente troppo zucchero. Vero. Proprio. Tostavo quasi. C'è proprio. È veramente dolcissimissimissimo. E se è dolce cioccolato e lampone voglio dire caramello salato. Vediamo. Comunque non ci posso fare niente. I macaron non mi ispirano. E adesso macaron al caramello salato. Già meglio? Meglio. Buono il caramello salato, si sente. La mia consistenza è tutto sto zucchero. Però questo è già meglio di già quello meglio. Al lampone, sì dai. Si può mangiare. Non lo so. Stiamo riscendendo perché sopra sono quasi tutti i negozi. Io comunque li vedo tutti questi ristoranti. Sono 40 etichette food, dicono. 40 etichette food, vanno a trovare queste 40 etichette food. Allora, siamo saliti con le scale e qui c'è tutta la food court. Ok, c'è anche Starbucks. Sì.
Sì. Per la felicità di Emily. E Kiromi Cake. C'è anche Bamburgers che ha cambiato logo l'arancione qua. Ok, c'è anche roba nuova, roba particolare, quindi molto molto bello. Proviamo i Romi Cake, pasticceria giapponese. Vediamo un po' cosa abbiamo. Mochi Yuzu, questo qua. Poi ti chiedo dorayaki con cioccolato bianco e burro d'arachidi. E concludiamo con la mille crepe al matcha. Per queste tre cose ho speso 14 euro. Sono sicuro che tornando indietro nel tempo a quando ho mangiato qui per la prima volta avrò detto esattamente questa frase. Mi sembra un po' costoso. Vero. Sono passati 4 anni ma non è cambiato assolutamente niente. Ancora più... Allora io partirei da quello che so sicuro che non mi piacerà. Mochi con fagioli yuzu. Fagioli bianchi yuzu questi. Certo, il fagiolo non c'entra niente. Però di base è buono. Posso dire almeno 15 volte meglio di macaron. Questo è l'unico dorayaki che probabilmente mi piacerà in vita mia. Va, ah. Vieni qua, vieni qua. Cioccolato bianco e burro d'arachidi. Che non prendi quello con i fagioli è buono. E questa è la famosissima crepa strati, macia e fagioli rossi. Non so perché, ma non mi piacerà. E poi da vedere è bella. No. Senti quanto è buono, vai. Che ho scoperto che il matcha con i fagioli non è una combo che mi piace. A me il matcha piace, però questo non mi piace nonostante mi piaccia il matcha. Io sono l'esempio lampante che il matcha o ti piace o non ti piace. A me piacciono le cose al matcha. A me no. Quindi vuoi continuare lo shopping? Sì. Allora, ricordatevi sempre che se volete fare shopping online si passa prima dalla T-Shop così avete il cashback. L'T-Shop è un servizio che ti collega a tantissimi siti che tu già usi e tu quando acquisti normalmente lui non ti dà un rincaro. Ma invece ti toglie soldi al costo. Ad esempio spendi 100 euro e hai 10 euro di cashback e si mette sul tuo conto di shop. A casa mia si dice tutto fa brodo. Trovate il mio link in descrizione, soprattutto nel periodo del Black Friday, ancora meglio. Grazie. Ciao ragazzi, andiamo a mangiare noi. Ed è arrivato il famoso momento kebab. Allora abbiamo Black Angus, vitello tacchino, pollo e plant based. Guarda che non è brutta sta cosa che possiamo scegliere la carne, eh? Io prenderei questo comunque. Regular, non esageriamo. Io ci metterei extra patatine fritte. Si viene una volta sola. 8,69, pensavo peggio. Prendi un numero. 42. 42, eh? 42. La risposta universale a ogni domanda del mondo. Se qualcuno di voi conosce questa citazione la scrive nei commenti. Comunque in tutto questo ci tengo a ringraziare il proprietario di Romi Cake che ha detto una frase che ogni volta che me la dicono mi fa dire che ho fatto qualcosa di buono nella vita. Lui ha detto che da quel video che feci 4 anni fa gli è cambiato il business. Il locale da essere normale è esploso, era sempre pieno, quindi in qualche modo anche qui ho fatto qualcosa di buono. Comunque ho visto che fanno anche i panini con la Nutella e i pancake con la Nutella. Fanno anche gli hamburger. Poi geniale che hanno fatto la collaborazione con uno. Eccoci. Cos'è quello? Un Kinder Merendero. Ciao caro, grazie. Ciao. Buona giornata. Sono molto titubante su questo kebab. Ci hanno regalato un Kinder Merendero. E vai. Hanno lavorato sul packaging. Lo possiamo dire? Carino il packaging, vediamo. Ah, che mi tocca fare? 8,60 euro questa cosa? Oddio, mi sento male. Mi sembra un po' secca, beh? La carne è troppo grassa. Troppi nervetti. La pedina è troppo grossa, troppo secca, troppo metà del sapore. Cioè, metà della roba che sento in bocca è la pedina. Questo cosetto non vale 8,65 euro. È un kebab normalissimo, sotto la media di quelli a cui sono abituato a Roma. Però, comunque, è mangiabile, costa solo tanto. Ci vediamo stasera perché continuiamo i ristoranti, digeriamo, ci alleniamo e ricominciamo. Va bene. Ciao. Digerisci il kebab che ci vuole un po'. Fatta finita, sono mangiato tutto io perché a lui non piace il kebab. Sono passati 2 giorni dall'ultima clip che avete visto. Ho aspettato a fare questo video, cioè a fare la seconda parte di questo video. Uno perché Raffa aveva da fare e non aveva voglia di continuare a mangiare qua dentro. Due perché tornava a Milano. Hey. Fratellino. Allora, mi mancava mangiare. Poi, esatto. Mangiare a schifo a Milano. Ma dopo il centro terese, perché con te abbiamo mangiato in tanti posti, ma qui è nuovo. Non sei mai entrato, no. Ora passiamo dalla seconda entrata che l'altra volta eravamo di là. Andiamo a vedere cosa ci offre da mangiare il Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale di Milano. Cinema, sala giochi, Decathlon. Tu che è gigantesco. Poi una cosa che mi piace è che è super curato anche l'estetica. C'è queste piante al centro, sono veramente belle. Oh, se non l'ho mai usato. Realtà virtuale, questo è figo. Potremmo provarlo dopo. Quella è casa mia. Quella è casa mia. Manca forse un go-kart all'interno. Ho pensato la stessa cosa. Se c'è il go-kart è tutto perfetto. A dire la sincerità, io Wagamama non ci mangerei, mi è mai piaciuto. Proviamo il burger vegano. Meat burger. Non ho idea se sia buono o no. Non ne ho idea. Proviamo. Abbiamo Londra, New York, Dubai e Milano. Prendiamo il meat burger. Questo qui è il double meat. Con la salsina piccante che abbiamo chiesto, le patatine. Con l'origano. Con l'origano. Vediamo l'hamburger. Salsetta, doppio patty, molto piccolino il patty. Un pomodorone bello grosso, fresco, con i cetrioli sotto, ecco là. E poi visto che non mi piace già più. Assaggiamo patatine con salsetta.
mosce, ma quel mosce della patatina morbida, no? Sì, no, non so. Allora io qui mi spaventano i cetrioli col pomodoro. A me piacciono. È tutta salsa, la salsa è buona, però non sento proprio niente, cioè non sento né il sapore di carne né il sapore di vegetale, non sento il patty, è un po' moscio. Cioè ho mangiato molti hamburger vegani molto meno mosci, cioè ci sta, me lo mangio volentieri, solo che non è forte, proprio quello mi riguarda il panino. Un po' moscio, sei. È arrivato il proprietario che abbiamo detto che per noi il sapore era un po' moscio, ci sta portando per farci provare un nuggets a testa. Allora, proteine del pisello e soia. Questo è il loro pollo. Così. Vado pazzo per la carne, ma queste cose mi fanno impazzire. La panatura è palesemente più buona. A differenza di quello di prima, un po' più sapore. Quando provano a simulare il pollo, il sapore del pollo, la consistenza della soia e il pisello, esce molto meglio che la carne. A me questo è piaciuto, per esempio. Prossimo ristorante. Comunque il panino 13,50 con le patatine fritte. Manuè! Ma spontini? Cioè tu non mangi la pizza di spontini? No. C'è sta Auro, Aula. Cacchio, questa qua caccio però. Comunque io e Emanuele abbiamo gli stessi gusti, sì, è incredibile. La pizza è arrivata letteralmente in quanto? Due minuti. A me mi piace. È fatta bene, quello è figo. L'acciuga dà un buon sapore di sale. Cioè a me piace che comunque tanto, tanto pizza e l'acciuga aiuta a buttare giù un boccone con tutto il sale e lo insaporisce. Però mozzarella ok, questo è il pomodoro. Cioè il pomodoro io non lo sento. Non più di 6, ma ci siamo. Possiamo dire che aver pranzato pesante prima non è stata una buonissima idea. Comunque Emanuele, lui. Vai, pollo. Pollo, Rick, questo mi ispira tantissimo. Chicken out. Cosa abbiamo Emanuele? C'è il pollo nudo. Naked chicken. Non è una categoria di porno. Questo è il nostro pollo wow, servito con le nostre patate wow. Io prendo questo, house special, 9,90. Palese, con la spicy tabasco, palese. Sembra molto piccante, possiamo dirlo? Secondo me è più buono quello del pollo vegano di prima. Oh, ufficialmente trovato il posto in cui mangio tutti i giorni in questo centro commerciale. Addirittura. Per me abbiamo un vincitore. Non me lo mangerei sempre, però è buono. E noi abbiamo un problema col pollo. Cioè tutto quello che è pollo a me ci fa impazzire. Amore, ti credo che è buono, è tutto untissimo. Sai perché è così buono e tenero? Perché è il controfiletto, non è il petto. Davvero è buono. È buono. A mani basse la cosa più buona da mangiare qua. Voto 9. Comincia a essere un po' pieno, eh. Sì. Adesso andiamo in un posto che a noi piace. Però prima di andare a quei posticini andiamo alla bagatteria. Il concetto è panino con affettati, formaggi, salse. Come vuoi tu, te scegli dal pane ai condimenti. Noi prendiamo sempre pane ai 6 cereali, patè di olive nere, la glassa di aceto balsamico, fesa di tacchino, pomodori secchi che sono qua, mozzarella di bufala, bravo. Questa qui è la stessa identica cosa che ti ordinavo a te alla pietaneria. E tutto il costo della nostra baguette, 9,70 la nostra baguette. Ok, è piccola. Mi si è fatta l'insalatona come al solito. Cos'è che noi adesso potremo giudicare se è più buona a Roma o a Milano, perché l'abbiamo mangiata qualche mese fa. Siamo pronti? Vai. È il tacchino quello che scarti al supermercato. Quello che non ti piace al supermercato, c'è tutta qua la patina gelatinosa. I sapori sono un po' meno forti che quello a Roma. Ed è la stessa roba che ci mettiamo lì. Voto qua a Milano 6,5-7. 7. A Roma gli do un po' di più. Vediamo se anche l'insalata cambia. Pochissima roba, madonna. Veramente pochissima roba, per 13 euro delusione totale. Emanuele, ci ha deluso. A me mi ritorna tutta la fame. Proprio easy proprio. E rimangiare completamente. C'è il Leo italiano, il pizzaiolo. Andiamo all'indagazione. Tutti intanto mi hanno riconosciuto là. Ah, fanno i risotti anche, salumiere, verduraio e il pastaiolo. Ah, vabbè, ma è un concept fighissimo. Cioè lì fanno la pizza, lì fanno la cassa, il pastaiolo. Qui fanno i risotti che mi ispira parecchio il risotto, la verità. Mi ispira più del resto in realtà, perché sono un fan del risotto. E qui ti fanno i panini, hamburger affettati. A saperlo prima veniamo qua. Questo è il gastronomo, fa un po' tutto. È figo come concept. Sei un enorme food court in un solo ristorante. Comunque Emanuele è un po' ingolfato di cibo. Continuiamo, proviamo domani a pranzo gli ultimi due posti che vogliamo provare. Vai. C'è il sole. Ma nebbia là. Allora, caffè leccese. Sai cos'è un caffè leccese? No. Puoi saperlo? Sì. Allora, non ho idea se sia quello che mi hanno fatto provare a Lecce, ma deduco che caffè leccese sia quello. Abbiamo preso un rustico, pasticciotto crema marena e due caffè leccesi. Così è un vassoietto qualcosa? No, non c'è bisogno. Hanno il laboratorio dietro, ogni tot sfornano roba. Guarda il caffè. Vediamo se lo fanno come ti dico io. Vediamo se cambia qualcosa. Sì. Allora, tecnicamente
qui ci dovrebbe stare il latte di mandorla. Ah, ecco questo perché sono le mandorle. Esatto, ci dovrebbe essere il latte di mandorla, quindi tu giri, lo mischi bene. Poi abbiamo tutto rustico con besciamella, prosciutto e pomodoro. Poi abbiamo speso comunque un pasticciotto rustico e il caffè, 11,50. Vai. Non dimenticare che mi piacciono le mandorle. Avevo il latte di mandorla, non va giù. Mi piace. Allora la cittadinanza leccese. Vediamo il rustico. È caldo. È solo besciamella e pomodoro. Mamma mia. Cioè è buono buono, eh. Cioè besciamella sembra già una lasagna con la sfoglia. Vero. Posso dire che è molto più buono di tutto il resto che abbiamo mangiato. Sta lì lì col pollo, eh. Verremo più spesso in questo centro commerciale. Ha dei posti interessanti dove mangiare. Ma a me piace un botto, però il pollo è molto più buono. Cioè è buonissimo questo, questo gli do un 8,5, abbondante, perché piace un botto la besciamella così. Per quanto riguarda invece il pollo, aveva un 9 pieno, eh. Allora io già ti dico che il pasticciotto qua, a me sembra tutto che fuorché un pasticciotto buono accese. È duro come insercio sopra, è molto lontano da quello di Galatina, secondo me. Essendo stato tante volte a Lecce, i dintorni, anche Galatina, dove hanno inventato il pasticciotto, non è buonissimo. Possiamo far notare una cosa? Cos'è Mano Emanuele? Perché? Perché c'è stato il Black Friday, i saldi. Lo sai che se lo prendevi online c'erano i saldi lo stesso e con l'Etishop c'avevi pure il cashback? No, non so perché mi ha detto prima. L'Etishop è un'applicazione gratuita, puoi usarla anche senza app da browser, ma in modo gratuito tu accedi a un cashback su tutti i vari siti, tutti i negozi affiliati. Così. Ti faccio degli esempi, in questo periodo di Black Friday, che proprio sono i giorni giusti per farlo, per farti capire, AliExpress ha il 15% di cashback. Poi abbiamo anche Just Eat 9,9%, Nike 10,5%, tu che hai speso 100 euro di scarpe, avevi ulteriori 9 euro. Questo non avete imposto, sì. In questo periodo è molto comodo, soprattutto fare shopping online, lo facciamo tutti, non ti costa niente, non c'è nessuna aggiunta. Poi c'è anche l'opzione in cui paghi una piccola cifra mensile e hai dei cashback più alti. Trovi il link qua sotto in descrizione. È gratis, ricordatevi che è gratis. Detto questo, quello che vedete qua era il Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale che ha delle cose belle, ma soprattutto a livello di negozi. Dentro il centro commerciale c'è Tesla, figo. Ha un sacco di negozi nuovi, ne apriranno altri. Perché no, magari un giorno, o Camizon, chi lo sa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Fatelo per Emanuele, guarda che faccio. Se questo video fa 100.000 like e 2.000 commenti con scritto Emma torna a Milano, Emanuele torna a vivere a Milano. È stato un piacere mangiare con te. Come ogni volta. Che c'è da dire che sei migliorato, mangi di più. Mortaccio, se dai. Mangi, ma era un piccolo e mangiavo ancora di più. Ma negli ultimi anni però sì, ti eri un po' perso, mangiavi meno per la dieta. Grazie anche a Raf che nella prima parte ha mangiato con me, quindi voi avete diviso le calorie, io no. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.